Buongiorno cari followers e bentornati in un nuovo episodio dei nostri writing vlog settimanali. Per chi non mi conosce, io sono Giulia, questo è il mio canale, qui si parla soprattutto di scrittura e di lettura. Spulciate un pochino nel mio canale per vedere i vari video che posto e vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di lasciarmi un pollice all'insù se il video vi piace e se ne volete vedere altri di questo genere. Oltretutto vi lascio qui sopra, nella i che vedete apparire, la playlist con tutti gli altri writing vlog che ho fatto finora, quindi se non li avete mai visti, se non avete mai visto uno o non avete mai visto gli altri, vi invito a farlo. Oggi è lunedì 24, se non sbaglio, giugno, e fa un caldo pazzesco, cioè sono le 9 meno 20 e veramente fa un caldo che neanche a luna, penso, degli altri giorni. Cioè sto schiumando e non so neanche se raccogliermi i capelli perché veramente fa caldissimo. Ma ho da mostrarvi una cosa. Una cosa non è una cosa in realtà. È un cuccioletto. Ta-da! Ta-da! Ora è lì che dorme. Quindi non lo disturbiamo perché sta dormendo e si è appena addormentato e non lo voglio svegliare perché è buonissimo, è buonissimo. Lui è il nuovo acquisto di Casa Monroe, come vi dicevo nel vlog precedente, che sarebbe arrivato. E c'è una buffa storia dietro perché praticamente io e Mattia ci siamo fatti la tartaruga, che è lì, e volevamo, io ho sempre voluto un gattino. Sempre stata io amante dei gatti, ho sempre avuto gatti in casa. E ne ho avuto uno da quando ero piccola, avevo 8 anni, avevo trovato questo gatto, si chiamava Lillo ed è stato con me per 19 anni della mia vita, cioè io praticamente ci sono cresciuta con quel gatto e nessun gatto potrà mai raggiungere il livello di Lillo, si chiamava così. E poi ho avuto altri due gatti e adesso il gatto che avevo prima, che si chiama Felix, è rimasto ovviamente a casa dei miei e quindi io quando mi sono trasferita qui ho detto voglio poi prendere un gattino, ovviamente prima ambientiamoci, prima capiamo eccetera eccetera. Alla fine poi, sapete che quando uno decide di farsi cioè quando uno non vuole il gatto, tutti gli amici hanno gatti che partoriscono, vai nei negozi e regalano gattini, nel momento in cui dici, mo, mi faccio un gatto, nessuno ha più gattini da darti. Fortunatamente invece questa volta mio zio mi ha detto, oh, ma guarda che la mia gatta ha fatto 3 cuccioli, mi manda le foto e io mi innamoro di una gattina, tutta bianca con gli occhi blu, che chiamo, con Mattia diciamo, vogliamo quella e la chiameremo Siberia. Vado ieri da mio zio perché mi fa venitela a prendere perché i gattini stanno crescendo, mano a mano comunque vivono in giardino quindi diventano sempre più ingestibili, quindi venitela a prendere adesso perché ho paura che se aspettiamo poi non riesci più a tenerlo in appartamento perché comunque io abito in un appartamento. Vado e c'era la mamma bellissima col papà e questi 3 gattini. Allora, lui, questo qui che è qui, che non è Siberia, è stato il primo gattino a farsi prendere, il primo gattino a venire, quando ci giocavi riuscivi a acchiapparlo, ti veniva vicino, vi giuro, adorabile, dolcissimo, un gatto veramente, ecco, dolce, non soffiava, non graffiava, non scappava, proprio carino. Poi c'era il secondo gatto che era un po' più diffidente, ma alla fine se riuscivi a incastrarlo si faceva prenderlo e ti soffiava. Ma che se soffiava era alto così, quindi non so cosa si soffiasse. Bello, tutto peloso, peloso, che somigliava tra l'altro al mio Lillo. E infine c'era Siberia. Sta Siberia, una maledetta, nascosta sotto un cespuglio, non è uscita mai, mai. Non siamo riusciti a farla uscire nemmeno col cibo. Tanto che alla fine io che faccio? Ho detto, senti, se dobbiamo prendere sta gatta e non se fa prendere, dobbiamo acchiapparla per forza. Io tiro su sto cespuglio, mi infilo dentro, riesco a acchiapparla, il risultato è questo. Cioè io adesso non so voi che cosa vediate, perché ovviamente la macchinetta non mi sta mettendo a fuoco, però se riuscite a vedere ho la mano piena di buchi ed era un gattino piccolo, un'indemoniata. Avete presente il mio gatto indemoniato? Ecco quella. Io ho detto Mattia, Mattia, io quella gatta non la voglio perché è evidente che è selvaggia, la metti dentro casa e fa un casino, non la voglio, io voglio quello grigio perché era il più carino, il più tenero e alla fine abbiamo preso lui. Lui l'abbiamo chiamato Lupin. Dopo vari nomi che sono stati proposti e scartati, tra i quali Gumball, Gatticus, Ares, Gatto, e
E alla fine abbiamo optato per Lupin IV, ovviamente, ovviamente. E niente, ed è carinissimo e vi giuro, è un gatto dolcissimo. Noi l'abbiamo, detto, si è fatto prendere subito, l'abbiamo messo dentro casa di zio, è stato lì, si guardava intorno, non faceva casini. L'abbiamo messo nella, si faceva acchiappare, si faceva già coccolare. Abbiamo messo nel trasportino e lui durante il viaggio, perché io abito a Torvaianica e mio zio abita a Morlupo, quindi ci vuole un'oretta e qualcosa per tornare a casa. Lui per tutto il viaggio ha dormito, non ha miagolato mai. Ieri l'abbiamo poi portato a casa dei miei, è stato un po' a casa dei miei, si è guardato intorno, si è abituato a noi, si è abituato ai miei, e mi ha gustato buonissimo. E alla fine, quando l'abbiamo portato a casa la sera, ha miagolato un pochino. Poi, siccome lui aveva, gli abbiamo fatto la cuccetta col trasportino, perché il trasportino è quello che si leva il sopra e quindi rimane la cuccetta, perché ancora era l'unica cosa che non gli avevamo preso, la cuccetta, perché Mattia la voleva prendere con me. Oddio, si è svegliato, ha fatto ti vedo un incubo. Io si sta riaddormentando e praticamente lui sentiva il suo odore, c'era l'asciugamano con il suo odore e quindi ha fatto i bisogni, li ha fatti lì dentro, anzi che li ha fatti là dentro e non in giro. Noi poi gli abbiamo messo la sabbietta con la vaschetta con la sabbietta, però lui pure stamattina niente, la pipì l'ha rifatta dentro questa cuccetta, quindi noi abbiamo ieri l'abbiamo tenuto chiuso, noi non vorremmo tenerlo chiuso in bagno, però ieri sera abbiamo detto, siccome magari deve capire che il posto dove andare al bagno è quello, lo chiudiamo in bagno, cioè aveva il cibo, aveva i suoi giochi, aveva la sabbietta, cioè così se deve andare al bagno va direttamente nella sabbietta, invece no, l'ha fatta sempre comunque lì perché si vede che sentiva il suo odore. Allora stamattina gli abbiamo tolto la cuccetta, l'abbiamo lavata, l'abbiamo sterilizzata e lui finalmente stamattina è andato automaticamente a fare i suoi bisogni nella lettiera e quindi niente, lo vedevo che era un po' che la doveva fare perché mi guardava, miagolava, miagolava, miagolava e aveva la coda fra le gambe, ho detto questo deve farlo, però lo mettivi là dentro e lui scappava, dopo un po' invece ci è andato da solo e quindi è stato molto molto bravo il nostro Lupin. Ora è lì vicino al gioco che dorme, eccolo lì. E poi dopo comunque quando torno da lavoro sicuramente vi faccio un video in cui ce l'ho in braccio così lo potete conoscere e vedere. E niente, adesso sta dormendo e vi giuro è un angelo, un angelo. Cioè, stanotte ha miagolato pochissimo e stamattina quando si è svegliato che ha visto la luce ha miagolato un po', ma gli abbiamo aperto e è stato tranquillo. Miagola quando magari lo lasci in una stanza e tu vai in un'altra e non ti vede, allora miagola e ti viene a cercare, ma è dolcissimo, è dolcissimo. Infatti mi dispiace adesso fra un pochino doverlo lasciare solo tutto il giorno, cioè tutto il giorno, tutta la mattina perché devo andare al lavoro, però speriamo che si abitui, insomma io gli lascio tutti i giochi, tutto il cibo, tutta la pappa, così almeno se sta tranquillo con le sue cose. Allora, dopo che vi ho fatto questo preambolo di 8 minuti in cui non parlo assolutamente di scrittura, torniamo a parlare di scrittura, che è il motivo per cui siamo qui. Allora, questa settimana è tornata la settimana dedicata a Born to Die. Alleluia, perché era un botto, perché mi sono concentrata le ultime 2 o 3 settimane su Crash che ho finito e vi ricordo come sempre che qui sotto nel box informazioni avete il link diretto per venire a seguirmi su Wattpad e leggere tutte le storie di cui parlo e dopo aver finito Crash mi sono occupata di iniziare a intavolare Tutto tranne noi, che è la terza parte della mia serie Tutto tranne o per chi mi segue da prima il sequel di Habbo. Adesso mi devo rimettere in carreggiata invece con Born to Die, quindi questa mattina, siccome ho un po' sonno, sono un po' assonnata, nel senso stamattina ho aperto gli occhi tipo alle 6:30 e non sentivo più bisogno di dormire, però poi mi sono riaddormentata perché comunque dico dove vado alle 6:30 e quindi sono un po' sfasata ancora, ho preso un caffè ma penso che a breve me ne farò un altro e tra l'altro con questo caldo che c'è appunto uno non riesce neanche tanto, cioè io se fa troppo caldo perdo proprio le energie, infatti devo uscire qualche minuto prima perché vicino al lavoro da me c'è la farmacia e devo andarmi a prendere il mio Polase Extra Energia perché ho finito anche l'MGK Vis. Ieri per esempio stavo a casa di mio zio ma ero fiacca, proprio a me mi prende proprio brutto, come non riesco neanche a tenere le braccia sollevate, niente, proprio nulla. E quindi ho bisogno di un aiuto, soprattutto d'estate. E quindi adesso vi dicevo, sto rileggendo gli ultimi capitoli di Born to Die, anche perché,
Con buone probabilità il capitolo nuovo sarà nel passato invece che nel presente, quindi devo cercare un attimo di capire se effettivamente fare così o se farvi un altro capitolo con un colpo di scena finale e poi tornare nel passato. Adesso valuto, rileggo e quindi poi oggi a pranzo si ritorna a scrivere. L'abbiamo beccata fuori, solo che è timida e ora se ne va perché è una puzzona. Ma mentre vi faccio vedere uno scorcio di casa, che ancora non l'avete vista perché lo so che vi devo fare l'house tour, l'home tour, come vogliamo chiamarlo, ma quella sono io. Ciao ragazzi, che bello vedervi! E volevo farvi vedere lui. Lui è Lupin e quello è il suo gioco preferito. E quella sarebbe la mia sedia del computer dove io ho già acceso Word, ma lui ha deciso di giocare qui. E non è irresistibilmente carino? Ciao Lupin! Come siamo impegnati? Ma quanto siamo impegnati? Dimmelo un po'. Quanto? Che gli facciamo a questo topolino? Mamma mia, che cosa gli facciamo? Vai! Oh! Ciao ragazzi e bentornati in una nuova clip. È sempre lunedì ed è pomeriggio e come promesso vi ho mostrato il nuovo acquisto. In realtà avete visto anche Rughetta, che è la tartaruga, e adesso c'è Lupin che sta veramente facendo il matto qui per terra. Cioè, quel giochino è un topolino stupido, ma lui lo ama veramente. Io amo questo gatto perché è dolcissimo, è veramente un amore, un amore. Comunque, sono tornata da poco dal lavoro, ho circa una quarantina di minuti prima di dover andare a Jiu-Jitsu e ho già cenato perché io ceno prima di andare a Jiu-Jitsu perché stando a dieta e non facendo gli spuntini da pranzo, che non mangio tantissimo, fino a cena non mangio niente. Se non andassi nemmeno, cioè se non mangiassi nemmeno prima di andare a Jiu-Jitsu probabilmente sverrei sul tatami anche perché fa veramente caldissimo. C'è una mosca che cammina sul pavimento tutta indisturbata. E perché, caro il mio Lupin, non vai e non l'acchiappi? No, è preso da quel topo che è proprio il suo gioco preferito. Comunque, mi sono messa al computer perché vorrei cercare di scrivere Born to Die, anche se, nonostante io abbia le idee in testa e sappia quello che deve succedere, è un momento in cui ho avuto un po' di difficoltà nel capire se volevo fare un capitolo ambientato nel presente o un capitolo ambientato nel passato, e alla fine ho optato ancora per un capitolo dedicato al presente. E poi devo adesso capire come iniziare il capitolo, perché so la fine di questo capitolo, ma non so bene cosa c'è nel mezzo. Quindi proverò a utilizzare i miei soliti rush di scrittura e quindi vado e provo a vedere quello che esce. Ok, ho fatto due rush di scrittura da 10 minuti e mi sono veramente dovuta tirare le parole fuori dalle dita, se si può dire così, perché non riuscivo assolutamente a improntare questo capitolo, per il semplice fatto che in realtà questo capitolo sarà molto breve. Sto cercando un pochino di allungare il brodo per non arrivare subito alla conclusione, perché arrivare subito alla conclusione significherebbe fare il capitolo di una pagina e non mi pare il caso. Comunque ho scritto alla fine 619 parole, che non sono tantissime, però non avendo scritto questa mattina e non avendo scritto neanche questo pomeriggio, perché mi sono dedicata all'editing del writing blog che è uscito la scorsa settimana, posso ritenermi piuttosto soddisfatta. Adesso vado perché devo preparare la borsa per andare a Jiu-Jitsu e andare appunto a Jiu-Jitsu, quindi noi ci vediamo in una nuova clip domani. Ciao! Buongiorno cari followers e bentornati in una nuova clip. Oggi è martedì 25 giugno, sono le 8:35 del mattino e io ho un sonno micidiale. Vi giuro, faccio fatica a svegliarmi la mattina, faccio fatica a tenere gli occhi aperti, mi sento stanchissima e questo era Lupin che mi agulava, ma io voglio sapere, vieni qua, vieni qua. Niente, è fuggito, volevo far vedere più da vicino, ma è corso come il vento, bullseye. Che c'è? Vieni qui. Niente, è pazzo, è un po' pazzo sto gatto, ma va bene. E mi sono messa al computer e mi sono fatta già il secondo caffè della giornata che devo prendere, che è un cortado.
e ormai lo conoscete, il Cortado è tipo uno dei miei preferiti, e sono in procinto di mettermi a scrivere Born to Die. Ieri ho scritto veramente poco, e tra l'altro un capitolo sul presente, quando in realtà ho deciso che il prossimo capitolo dovrà essere sul passato, perché quello che dico nella prima parte del capitolo sul presente si ricollega molto a quello che dovrebbe succedere nel passato, quindi ho fatto un cambio d'idea e quindi devo riprendere a scrivere da capo il nuovo capitolo. Quindi adesso mi metto senza indugio, sperando di riuscire a tirare fuori qualcosa, perché ripeto, ho un sonno tale che mi si chiudono gli occhi, sai quando dici mi sento gli occhi piccoli, esatto, e niente, quindi vado a scrivere e vediamo quello che riesco a combinare in questa mattinata. Bene, ho scritto a fatica, ma ho scritto perché, come vedete, sto ancora così, ho sonnissimo, cioè io non so come riprendermi. Quando fa freddo senti il freddo, quando fa così caldo che non riesco neanche a pensare. Ho preso due caffè, non mi sono serviti a niente, adesso vedo se prendermi il Polase, perché di questo passo vi giuro non credo di riuscire ad affrontare la giornata lavorativa che mi si prospetta davanti. Puh, la faccio più. E però nel frattempo sono riuscita a scrivere, non tantissimo, ho scritto 621 parole del nuovo capitolo e mi sono un po' trascinata, ma spero di aver, diciamo, superato il blocco e di riuscire adesso a proseguire in maniera decente. Vi tengo aggiornati nel pomeriggio quando mi rimetto a scrivere, e quindi noi ci vediamo sicuramente nella prossima clip. Ciao a tutti e bentornati in una nuova clip. Questo rumore che sentite è il caffè, la macchinetta del caffè. Mi sto facendo un caffè alla crème brûlée, sperando un po' che gli zuccheri mi diano anche un pochino di energia, perché oggi sono veramente, veramente stanca. Cioè, io sono sempre stanca, ma oggi quasi più del solito. Non lo so, è una settimana appena iniziata, ecco il caffè. Io sono già stremata e stravolta come se fosse venerdì. Fortunatamente domani mattina riposo e quindi spero di riprendermi, anche se come al solito ho dei giri da fare per la macchina. Però vabbè, spero di risolvere tutto entro le 10:30 e poi tornarmene a casa e stare tranquilla. Sono le 2:15 e io mi sono appena seduta al mio computer perché ho intenzione di scrivere. E oltretutto vi devo anche in realtà postare il writing blog della scorsa settimana, quindi adesso apro intanto il documento Word di Born to Die e poi attacco la mia memoria esterna, che eccola qua. E vi carico il video che vi lascio come sempre qui sopra nelle schede, quindi se volete potete andare a vedervelo. Questa mattina ho scritto un pochino di Born to Die, non tantissimo, però un pochino ho scritto, e che veramente non è che non ho idee o non ho voglia di scrivere, che ho proprio sonno, sono proprio stanca. Ed essendo quindi stanca, il mio cervello fa un po' di fatica a elaborare i concetti e a trasformare le immagini che ho nella mente in parole, però mi sto impegnando e spero, insomma, di riuscire a far uscire qualcosa di buono da questa settimana di scrittura. Adesso mi prendo il caffè e poi sicuramente fra poco mi prenderò il Polase, perché non l'ho preso questa mattina, ho resistito, e con questo sto quota 4 caffè oggi, e quindi molto bene, ma purtroppo quando mi capitano questi periodi in cui non ho proprio forza, l'unica maniera per riuscire a sopravvivere, ecco, è tipo drogarmi di caffè, di Polase, di qualsiasi cosa mi dia un po' di energia. Il fatto è che, come al solito nella mia vita lavorativa, stanno succedendo determinate cose, quindi sono un po' scombussolata, un po' annoiata, un po' stanca, perché veramente lavorare da gennaio fino a luglio ininterrottamente senza ferie, sfido chiunque a non essere fritto come lo sono io. E infatti non vedo l'ora che arrivi agosto per andare in ferie, perché veramente sta diventando difficile anche solo trattare con un cliente, cioè vorrei veramente uccidere tutti. Allora, adesso quindi mi metto al lavoro, vi carico il video e poi mi metto a scrivere. Farò qualche rush di scrittura e vi dico in ogni rush quanto riesco a scrivere, perché nel frattempo devo anche pulire la cucina perché ho i piatti sporchi del pranzo, devo ritirare i panni, devo metterne altri in lavatrice, fra i quali il mio Keikoji, perché è completamente, ogni volta che faccio jiu-jitsu, adesso che è estate, puzza da morire di sudore.
E poi devo anche passare un pochino la scopa dentro casa perché con il gattino che si infila in ogni anfratto possibile sta tirando fuori un sacco di polvere che magari è dietro i mobili o cose del genere, quindi volevo dare anche una pulitina, quindi farò un pochino di tutto mentre che scrivo. Bene, in tutto ciò è passata circa mezz'ora, quasi tre quarti d'ora, e io ho scritto solo 495 parole. Questo sonno, questa stanchezza che sento non mi aiutano decisamente a stare concentrata. Poi ho giocato un pochino con Lupin, quindi ho perso un po' di tempo e adesso penso che provo ad andare a prendere il Polase perché almeno mi dà un po' di energia immediata. E poi vado a lavare i piatti e penso che per oggi finirò così. Insomma, non tutti i miei giorni sono rose e fiori, speriamo domani che vada meglio. Ciao a tutti cari followers e bentornati in una nuova clip. Oggi è mercoledì sera e sarei dovuta andare a Jiu-Jitsu, ma cioè, oggi è stato veramente difficile riuscire anche solo a rimanere praticamente sveglia e quindi ho deciso di prendermi una pausa perché comunque sono 2 settimane che vado senza sosta, quindi diciamo che una pausa me la merito anche perché ho già fatto veramente caldissimo. E come vedete mi sono fatta da poco la doccia, infatti sono struccata e ho l'asciugamano in testa perché mi rifiuto di asciugarmi i capelli con questo caldo, se no uno fa la doccia e poi suda di nuovo e la deve rifare in un circolo vizioso. E mi sto però per mettere al computer a scrivere perché veramente ieri ho scritto veramente pochissimo e non avevo per niente ispirazione, ma oggi mi sento un pochino più carica e quindi vorrei veramente provare a buttare giù qualche riga. Nel mentre ovviamente dovrò anche sistemare un attimino casa perché ho tipo i vestiti tutti in giro e devo anche cucinare. Quindi farò come al solito i miei rush di scrittura. Seguitemi se non volete perdervi i progressi di quest'oggi. Ok, sono riuscita a fare un solo rush di scrittura e ho scritto all'incirca 450 parole, che non sono tantissime, però non riesco a scrivere nient'altro anche perché nel frattempo sono le 8:30, quindi devo andare a cucinare, ho apparecchiato e quindi niente, anche oggi è stato un po' fallimentare. Spero veramente di riprendermi perché questo writing vlog vi state vedendo la situazione classica in cui è una settimana un po' no per quello che riguarda la scrittura, ma conto di riprendermi e speriamo bene, insomma. Buongiorno cari followers e bentornati in una nuova clip. Oggi è giovedì 20 27 e sono le 8:30 del mattino, quindi io mi sto per approvinquare per appunto andare a scrivere. Voglio provare questa mattina a fare dei rush di scrittura perché poi alla fine ieri ne ho fatto uno solo, quindi voglio provare a farne un pochino di più oggi e nel frattempo che faccio i rush, ovviamente fare le mie solite cose di casa. Oggi pomeriggio, cioè stasera, veramente mi vedrò con Arianna, ovvero su Wattpad Penny Dreadful. Se non avete mai letto niente di suo, vi invito ad andare sul suo profilo e a leggere le sue storie perché sono veramente molto belle. E sono contentissima di rincontrarla perché ecco, noi ci siamo conosciute proprio su Wattpad e poi ci siamo viste un paio di volte. Una volta sono andata io a Bologna, una volta è scesa lei a Roma ed è da un mesetto e mezzo che si è ritrasferita a Roma e noi ancora non avevamo avuto l'occasione di rincontrarci, invece adesso finalmente abbiamo trovato il modo per vederci, quindi andremo a cena insieme e veramente non vedo l'ora. E tra l'altro sono un po' frustrata, cioè adesso non c'entra niente questo argomento, ma praticamente ho fatto per 2 settimane la dieta Skarsgård e ma ripeto, a un certo punto non sono più riuscita a scendere, cioè dal martedì della seconda settimana sono sempre stata allo stesso dannato punto. E poi domenica mi sono fatta un cheat meal perché sono stata fuori e da lunedì avevo ricominciato, ma sono in quel periodo in cui non riesco di nuovo a stare a dieta, cioè io non lo so se a voi vi capita e se vi capita come combattete questa cosa, perché io proprio ho fame, ho bisogno di mangiare e ovviamente poi ringrasso, quindi io praticamente tutto quello che avevo perso in 2 settimane di sacrifici l'ho ripreso. Il mio corpo lo odio a morte, vi giuro. Adesso comunque la smetto di blaterare. Ho Lupin qui sotto che mi sta azzannando le gambe, però non so che fine ha fatto, è sparito già. Eccolo!
Adesso vi mostro Lupin, finalmente. Aspettate, non è facile. Ta-da! Ta-da! Guarda come siamo fotogenici! Come siamo fotogenici! Ecco, dove vai? Dove vai? Dove tu va? Niente, sale sul mio computer, è un piccolo Lupin scrittore, è un piccolo Lupin scrittore. E niente, io ho detto che vi avrei mostrato Lupin, eccolo qui, e adesso mi metto a scrivere dopo questa parte di vlog conclusionata in cui avete visto praticamente cose. Bene, primo rush di scrittura è andato, ho scritto 418 parole, forzandomi molto, ma questo capitolo, a differenza delle aspettative, sto facendo veramente tanta fatica a scriverlo, però speriamo insomma di risbloccarmi, non so perché sto facendo così tanta fatica. Adesso vado a lavare i piatti e a ritirare i panni e poi procederò con un nuovo rush di scrittura. Ok, secondo rush di scrittura finito, ho scritto 387 parole, quindi vediamo in tutto quanto sono riuscita a scrivere questa mattina, perché nel frattempo sono le 9:09 e devo andarmi a truccare, ma devo anche fare una chiamata importante e quindi devo per forza andare. Vediamo un secondo in tutto quanto ho scritto questa mattina, eccolo qua il punto dove ero rimasta ieri. Diciamo che comunque è stata una mattina abbastanza produttiva, non quanto volevo perché sono ancora un po' bassa, perché di solito con i rush di scrittura da 10 minuti sono volte in cui faccio anche 700 parole, ma stavolta ecco sono rimasta meno dei 500, però posso già ritenermi soddisfatta per il semplice fatto di aver comunque scritto. Ho scritto, scusate, aerei. Dicevo, ho scritto 805 parole. Sicuramente oggi a pranzo cercherò di scrivere ancora e quindi vi terrò aggiornati. Bene, sono le 2 meno 5, io sono già seduta alla mia scrivania, come potete vedere dal mio sfondo, e sto per aprire Born to Die. Voglio provare a continuare a scrivere e a fare i miei rush di scrittura, cercando di sfruttare al meglio ogni 10 minuti che ho a disposizione, mentre come al solito mi gestisco le cose da fare in casa e leggo anche perché mi mancano solo 100 quattro pagine alla fine di Tatiana e Alexander, e non vedo l'ora perché l'ho iniziato veramente da un botto di tempo, e tipo da un mese che sono su questo libro, se non anche qualcosa di più, e quindi non vedo veramente l'ora di finirlo e di passare al prossimo libro, che sarà Niente Panico di Neil Gaiman. Mi preoccupa un po', non ho mai letto niente di Neil Gaiman. Mattia ha letto I Miti del Nord e American Gods. Io avevo visto la prima puntata della serie TV di American Gods, ma non mi è piaciuto. Spero che il libro mi piaccia, anche perché Guida Galattica per Autostoppisti mi è piaciuto e so che Niente Panico comunque è ispirato a quel libro lì, quindi non vedo l'ora. Infatti ho la versione quella che è uscita nuova della Mondadori, che ha entrambi. E niente, fa un caldo bestiale e mi si sta squagliando la faccia praticamente, però resisto, resisto, e mentre c'è Lupin che fa il pazzo con qualsiasi gioco a disposizione, perché, cioè, guardate quello che gli abbiamo comprato. Vedete? Poi lì c'è la pallina, lì c'è lui che gioca col topo, quanto gli piace quel topo. E immagino sì, lo stiate vedendo. No, forse no. Eccolo laggiù. E niente, quindi sto un po' impegnata perché avere un cucciolino così che ti va in giro per casa, comunque lui era abituato da mio zio a stare nel giardino, quindi qui dentro casa, fortunatamente è una casa grande perché ho quasi 100 metri quadri di casa, quindi si può sbizzarrire. Gli abbiamo apposta comprato questo tiragraffi gigante perché così può saltare come se stesse in giardino. Però lui, vi giuro, ama i topolini e gli abbiamo comprato questo set di topolini e lui quanto ci gioca, quanto gli piacciono, anzi che non so che fine gli ha fatto fare ad uno, ma adesso a questo qui nuovo ci si sta proprio sbizzarrendo. Quindi niente, vado a farmi il mio primo rush di scrittura e vi tengo aggiornati. Primo rush di scrittura finito e ho scritto 425 parole.
E sono arrivata finalmente in un momento in cui c'è una lotta, stanno lottando, quindi sto sfruttando tutte le mie conoscenze di jiu-jitsu per fare una lotta quanto più veritiera possibile. Adesso vado a lavare i piatti e a ritirare i panni e poi ci vediamo con il secondo rush di scrittura. Buongiorno, buongiorno e bentornati in una nuova clip. Oggi è venerdì 28 giugno e come vedete dalla mia faccia e dal modo in cui sono praticamente spiaggiata sulla sedia fa caldissimo. Sono le 8:30 del mattino e si muore di caldo, non passa un filo d'aria neanche a morire e veramente sto soffrendo perché questo caldo mi toglie qualsiasi energia, qualsiasi forza e qualsiasi voglia di fare. Se sentite dei rumori di sottofondo è Lupin che gioca lì dietro, eccolo lì. Ora ha trovato un nuovo gioco. E niente, allora io sono già al computer perché vorrei riuscire a finire il capitolo di Born to Die. Che c'è? Sì, poi va in giro tutto che affannato, no? Perché non si sta fermo un minuto e con sto caldo giustamente dice ma. E quindi c'ha sempre la linguetta di fuori, Borello. Mo' si è presa con le scale, vabbè, ogni tanto ce n'ha una. Dicevo, questa mattina vorrei impegnarmi per riuscire a finire il capitolo di Born to Die, e se ci riuscissi sarebbe veramente un miracolo. E, però, nonostante io abbia preso il caffè, continuo a sentire sonno e continuo a essere stanca, ad avere caldo, a non avere forza. Infatti, adesso credo che mi prenderò un Polase perché sennò non sopravvivo alla giornata. E poi comincio a scrivere con i miei soliti rush di scrittura che ormai conoscete fin troppo bene. Ciao a tutti cari followers, oggi è lunedì mattina, ma vi faccio questa clip breve per mandarvi un grosso bacio e ringraziarvi per avermi seguito su questo vlog che avete appena visto. Purtroppo il weekend scorso è stato un po' frenetico e quindi non ho avuto modo di registrarvi una conclusione, quindi lo faccio adesso. Vi ringrazio come sempre per avermi seguito, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di lasciarmi un pollice all'insù di incoraggiamento. Che altro dirvi? Nel box informazioni come sempre trovate i link dove venire a seguirmi su Instagram e su Wattpad e inoltre trovate il link diretto dove poter acquistare il libro Storia di un diavoletto che a Babbo Natale e altri racconti, dove troverete un mio piccolo racconto originale pubblicato. Questo è tutto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo writing vlog. Ciao!